Ragazzi, siamo pronti? Siamo tutti quanti qua all'aeroporto con le Porsche appena uscite, bassa aderenza, non aderenza, con aderenza, sospensioni alte, basse, io ce le ho basse, appena tocca per terra si parte. Noi proviamo a partire fra 3, 2, 1, si parte. Sayonara. Sayonara. Varrà quella! Quella c'ha le gomme basse aderenza. Ma che è un fulmine? Varrà però la Porsche sul lungo, raga. Varrà la Porsche? Varrà la Porsche? Varrà la Porsche? Ma stanno cittando sti maledetti. Stanno facendo qualcosa di strano. Però la Porsche stava prendendo. Mi sa che a quello lì gli è arrivato il messaggio della tipa che era a casa da sola. Quindi è partito. 3, 2, 1. Vara la Sulta. No, quella. Chi è questa lato, raga? È la Remus, quella nuova? Quella Sultan Classic? Non mi ricordo. Ma cheat, vara, come vanno quelli? Fammi provare una Porsche. Che cavolo, la mia portiera. Vabbè, più aerodinamicità. Tutti in fila, tutti in fila. Dom, che cavolo fai in mezzo alla pista? Sparerei una lancia razzata. Allora, questo è quello buono. Appena tocca, giù a terra. Madonna come sgomma. Madonna quanto va. Madonna quanto va. Senti che roba. Altra sera, altra gara e per gli amici da casa ripetiamo: Porsche con gomme bassa aderenza, assetto basso. Porsche soltanto con le sospensioni basse. Poi abbiamo la Remus con sospensioni basse. Qua non so se ha le gomme bassa aderenza o che cosa. Porsche con le ruote da Formula 1. Celica completamente standard, soltanto con le sospensioni super basse. E poi c'è qua la mia Celica con le gomme bassa aderenza. E adesso ci abbasseremo anche le sospensioni. Assetto veicolo basso, molto bene. E qui adesso vedremo esattamente macchine con gomme bassa aderenza quanto vantaggio hanno rispetto alle macchine full stock. E poi abbiamo Beppe con la Micro Machine, perché quella lì non è più una Stratos. Appena il fumogeno qui, il coso scende, 3, 2, 1, si parte. Sono partito un po' dopo. La Corolla stock prende, ma poi raga, la Corolla, vara, vara, le gomme bassa aderenza quanto ti danno? Impressionante. 145. Olone, vieni qua con la macchina. In allungo la Porsche, va bene. Vai nella mia Celica e io piglio la Porsche. Tutti pronti? Avanti così. Testiamo questa Porsche. Com'è? 3, 2, 1. Parto un po' prima io. In partenza slitta tantissimo. Non riesci a prenderle. In allungo, ma... guarda che roba, l'allungo della Porsche! Sì, c'ha un allungo devastante. Cosa fa? 400 km orari sta macchina? 148 avete letto voi sul tachimetro? Non devo far sgommare le gomme, raga, quindi... sgomma in terza sta macchina! Guarda che roba! No, 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 è illegale sta macchina in allungo. Quindi possiamo dire gomme stock, meno velocità, più aderenza. Gomme bassa aderenza invece hai meno stabilità, ma molta più velocità. Adesso facciamo una manche devastante con Porsche versione rally, con ruote standard ma assetto basso. Abbiamo preso anche la Supra nuova con gomme bassa aderenza. A fianco abbiamo la Porsche con ruote bassa aderenza. Questa qui è la mia The Vest 8 più 9000, over 9000. Di qua abbiamo la Celica con le gomme da Formula 1. Qui abbiamo la Krieger, qui abbiamo un'altra The Vest 8 e qui abbiamo una Remus. La Krieger spaccheggia sempre di più, ma
Vara le Porsche come vengono su, vara Paolone come viene su! E supera la De Veste alla fine! E anche la Corolla con le cose da Formula 1! Niente da fare, raga, si parte. E la Italy RSX piglia il vantaggio. La De Veste 8, raga, mi sa che Dom non la sa guidare. Fa delle partenze, io prima sono partito a Cannon. Vara sto maledetto con la Corolla! Con la Hit, va... la Porsche! Cioè la Corolla con quelle gomme, raga, dà alla Italy? Quanto siamo? Abbiamo un'altra Celica, full stock mi pare. Un'altra paria. Vediamo se la macchina verrà spodestata o meno. Partito male. Difatti lui con quella rossa è partito molto meglio di me. Ma noi abbiamo l'allungo. Dov'è la Porsche? Guarda là, supera tutti. Questa volta si aggiunge anche Batman fra noi. Molto bene, aspettiamo l'ultimo. America. Vabbè, così non vale. Però raga, io anche avendo azionato prima il turbo, vara. Avendo azionato anche subito il turbo, le Porsche e le altre mi passano con le ruote bassa aderenza. Fermi tutti, raga, che arrivo. Voi aspettatemi qua, vado a prendere il mezzo opportuno, raga. Facciamo come in Top Gear, adesso vediamo se va più veloce la macchina o il jet. Questa volta Batmobile, Porsche, abbiamo la visione e abbiamo anche dei jet. Quindi, ragazzi, vediamo subito. Parte! Si parte! Sì! Superiamo una Porsche, raga! Però la Batmobile non la passi. 3, 2, 1. Dai, motore, dai, dai! Piglia! Wow. Ah, ma lui aveva la scamjet! Ci credo che andava via come un toro meccanico! Ricapitolando, abbiamo visto che la Porsche è la nuova regina incontrastata del lungo, possiamo dire. Questa qui è l'auto più veloce in allungo, non c'è niente che gli possa star dietro. Ma solo se ci mettete appunto le gomme a bassa aderenza, è l'arma segreta.